Buongiorno con l'amico socio leader e quant'altro professionista di basket del biohacking certificato Franz. Stiamo andando a Como perché al di là degli appuntamenti di lavoro noi basiamo la nostra giornata anche con un po' di relax. Bene, abbiamo appena fatto un appuntamento molto molto bello, perché gli appuntamenti sono belli e divertenti, con una persona, e questa persona aveva un'amica lì che ovviamente ha un disturbo alimentare, nel senso, non disturbo alimentare, un disturbo alimentare che è un po' sovrappeso, me l'ha detto lei, e lei vuole dimagrire. E cosa ha fatto? La prima cosa che fa è: sono andata in palestra, mi sono iscritta e ho pagato un personal trainer. Sto pagando un personal trainer, tutto giusto. C'è un piccolo inghippo, indovinello. Nessun personal trainer, prima di pagarlo, ti dice, e sentila questa cosa, ascoltala questa cosa, devi cambiare le tue abitudini alimentari. E sai perché non te lo dicono? Perché se i personal trainer, quelli che vendono il protocollo, ti dicessero che devi cambiare il tuo modo di mangiare, non avrebbero un cliente, perché nessuno ha voglia di impegnarsi a tavola. E ti do questa notizia, questa non è che te la do io, te lo può dire un medico, un nutrizionista, chiunque al mondo: l'80% del tuo benessere fisico parte a tavola, il 20% in palestra. E voi sapete che io vado in palestra, quindi non sto denigrando la palestra, ma l'80% il sacrificio è a tavola e pochi lo fanno. Per questo in palestra vediamo persone che spingono ma non ottengono il vero risultato per il quale si sono iscritti in palestra, perché il sacrificio va a tavola. Adesso, visto che sto andando al lago, tra l'altro ti faccio vedere come al solito senza macchina, ti faccio vedere un po' il lago, la mia nuova vita in Albania, bellissima, mi sta permettendo di fare questi viaggi e di regalare informazioni e soprattutto apprendere io, perché con più persone parlo, più imparo, più cresco, più divento pieno di conoscenza. Questa è la strada, ma questo è M4, Franz, quante soddisfazioni ti sta dando? Soddisfazioni perché andiamo parecchie volte in drift. Ci vediamo al lago? Bene, sono sulle sponde del lago, come si vede. Tra l'altro ho fatto una telefonata e ho chiamato una mia amica, che è la proprietaria di un locale che ti faccio vedere entrando dopo, e vado a mangiare da lei. Ho lavorato con lei nei locali, nel Giascavalli, all'Hollywood, e adesso da un bel po' di anni ha comprato questo locale e te lo faccio vedere. La mia nuova vita in Albania sta andando benissimo, ma la mia vecchia vita in Italia non era così male. Ed eccomi qua, sono all'interno del ristorante della mia amica Verusca, che è il ristorante Canottieri Ilario. Ti faccio vedere dove è situato. È presente, questo è lo stadio di Como, del Como, che tra l'altro è andato in Serie A, e ti faccio vedere la vista. Poi comunque ti metterò in un altro video il ristorante, quello che ho mangiato, perché comunque adesso in questo video ho parlato di altre cose e quindi è giusto che non confondiamo le situazioni. Comunque, se ti trovi a Como, vieni assolutamente al ristorante Canottieri di Ilario. La proprietaria è una mia amica, fantastica persona, persona seria, abbiamo mangiato benissimo, ma te lo faccio vedere in un altro video. Continua a seguirmi qua su YouTube, se i miei video ti piacciono attiva la campanellina e continua a seguirmi. Grazie, al prossimo!